Questo nuovo vlog, io sono 960 kg. Oggi volevo parlarvi dello spin-off di Once Upon a Time, Once Upon a Time Wonderland, nella cui parlerà appunto di Alice nel Paese delle Meraviglie, soltanto che nel mondo di Once Upon a Time. Alcuni personaggi faranno il loro debutto anche nella serie regolare nella quarta stagione. E praticamente la storia è questa. Alice vive le sue avventure nel mondo delle meraviglie, no, nel paese delle meraviglie, e torna a casa. Racconta tutto alla gente e ovviamente pensano che sia pazza e la rinchiudono in un manicomio. E succede che il Fante di Cuori, che è un amico di Alice, gli dice che il genio, che è il suo amato, in realtà è ancora vivo, perché pensava che fosse stato ucciso dalla Regina Rossa. E praticamente la storia narra del fatto che sia Alice deve trovare il suo amore mentre è braccato da due stregoni, la Regina Rossa e Jafar. Questi due vogliono impadronirsi del genio della lampada per esaudire i loro desideri. Perché, a differenza della versione di Snade, qua non è che basta scippare la lampada per avere i desideri. Bisogna che il proprietario abbia usato tutti e tre i loro desideri. E quindi non possono ucciderla, ma soltanto obbligarla a usare i tre desideri. E lei non vuole perché non voleva separarsi dal suo amato. Allora, le mie considerazioni che so secondo me Once Upon a Time Wonderland è molto più bello della serie classica, ma in genere gli spin-off delle serie televisive mi piacciono di più della serie originale. Non che se la serie principale sia brutta, ma lo spin-off l'ho preferito molto di più e vi spiego perché. Allora, innanzitutto ho notato che praticamente è vero che comunque l'amore c'è sempre tanto. È sempre una storia d'amore, ma in questa storia secondo me fanno vedere, cioè in questa serie fanno vedere le cose brutte che fa fare l'amore rispetto alla serie classica. Non voglio farvi spoiler, ma ci sono personaggi che muoiono dopo essersi confessati, no, perché si sono hanno perché si sono confessati. Oppure c'è gente che si è strappata il cuore perché non sopportava più il dolore dell'amore e così via. Non voglio farvi spoiler perché è uscita solo in America e non è detto che tutti l'abbiano vista. E un'altra parte che secondo me il paese delle meraviglie è un posto molto più pericoloso rispetto alla foresta incantata. Innanzitutto perché c'è un mostro che ti può uccidere facendo rivivere le tue paure e le può leggere, te le può leggere. E secondo me i cattivi sono molto più cattivi di quelli principali e hanno storie più contorte rispetto appunto ai cattivi originali. E sono molto più belle come storie. E basta. Qui è la recensione di Once Upon a Time in Wonderland, qui è da 960 kg tutto.